Guarda, oggi è il mio compleanno. Auguri! Bene, adesso che abbiamo festeggiato tutti insieme possiamo continuare il nostro giretto. Chiaramente, rigorosamente in sicurezza, maniche corte, come possiamo ben vedere. Detto ciò, oggi è il 19 luglio, tanto per precisare. Batti. Stupenda. Fantastica. Metti 4 scritte e poi il cappello. Vabbè, ci sta. Ciao. Porca troia. Puttana se ne ha! Bang, non è proprio il posto adatto per scannare questo. Vabbè, ma alzano un po' più di merda. Tu hai deciso di fermarti con il camion? So, e frena. Vabbè. Il navigatore che cazzo frena? Penso sia l'unica macchina di Audi che non comprerei, senza offesa a Lele, so che è il Q2, però devo dire anche la mia, no? Ci passavi 12 volte, 9. Dai, gira a sinistra, vai. Niente. Bello questo. Non so se andare a destra o a sinistra. Andiamo a sinistra, dai. C'ho voglia di andare a destra. Ehi, bro. Vi voglio raccontare di una cosa che mi avete fatto presente. Ovvero, proprio il fatto che io sono molto tranquillo con le persone che mi fanno questi, chiamiamoli, torti. La mia prima moto è stata un cinquantino. Io sono un ragazzo che rispetta tantissimo le norme della strada. Però diciamo che se mi caghi il cazzo, bello, questo mi è piaciuto. Se mi caghi il cazzo non faccio nulla. Cioè, davvero, anche risse così, io sono sempre stato molto sulle mie, non mi è mai fregato proprio un cazzo di niente di nessuno. E niente, quindi io sono sempre stato dell'ideologia vivi e lascia vivere. Però in quel momento in cui tu mi togli il lascia vivere davanti, mi faceva un po' girare il cazzo. Quindi qualche volta col cinquantino, quando potevo, non andavo a spaccare gli specchietti, assolutamente, mai fatto e penso che mai lo farò, a meno che questo davvero non mi uccide quasi. Però ci sono state alcune volte in cui magari mi tagliamo la strada, io essendo in moto, al semaforo, ti affianco, easy. E in quelle volte mi fermavo e gli dicevo: oh, tu mi stavi per ammazzare, non so se ti rendi conto. Gli andavo giù muso cattivo, cioè, comunque, davvero, se uno guida di merda, io te lo dico e non me ne fotte un bello. E non me ne frega proprio un cazzo. Mi cringe parlare con le persone di fianco. Poi ne state tutti a finestrini abbassati, quindi mi sentono. Quindi nulla, cioè, che sole del Dio. Sempre stato dell'idea vivi e lascia vivere, però quando comunque vedo che tu sbagli, stessa cosa che vorrei io, vorrei che qualcuno mi correggesse. Cioè, ma su qualsiasi cosa, sia in ambito lavorativo,
che non. Cioè, se io dovessi sbagliare qualcosa, sarei veramente felice di essere corretto da qualcuno di voi che magari ne sa di più. Tutti noi possiamo migliorare, no? Se non ci aiutiamo a vicenda, non andiamo da nessuna parte. Quindi mi cringe ancora, scusate, se fermo un attimo. Quindi, dicevo, semplicemente accostavo di fianco le macchine e gli facevo presente che mi stavano per ammazzare. E l'ho sempre fatto. Negli ultimi anni ho visto un'intolleranza pesante all'interno delle persone, e non sto scherzando. Cioè, prima magari facevo parole, adesso la gente è talmente presa male che anche se li correggi in modo giusto, cioè, non dico che ti accoltellerebbero, ma potrebbero benissimo farlo se avessero un coltello. Quindi ho smesso di sfidare, tra virgolette. Sono ancora bravo a far incazzare la gente, minchia se sono bravo, sono veramente un campione in quello, mi faccio proprio girare il cazzo pesante e lì sono davvero davvero forte, raga. E quindi, riprendendo il commento che mi aveva fatto questo ragazzo qui, non mi ricordo più il nome, scusami, sì, ho smesso di fare queste cose perché ho capito che la società non è più pronta ad essere corretta, cioè è pronta a morire nella sua scemenza e a restare, tipo questa cosa qui, là ci sono apposta delle strisce pedonali, ci sono anche lì, ci sono anche lì. Secondo voi perché? Forse perché sono dei punti migliori dove attraversare? Chiedo, poi magari scusate l'ignoranza se non so esattamente, bel botto, se non so esattamente il perché, ma comunque non è questo l'argomento di oggi. L'argomento è: perché non spacchi i finestrini o gli specchietti alle persone? Per questo determinato motivo, perché in ogni caso non imparerebbero un cazzo, anzi, quello che capirebbero è questi motociclisti di oggi che vanno in giro a spaccare le cose. No, perché non dico che è moda, però minchia, mi fanno visualizzazioni, zio, cioè, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Bene, fai visualizzazioni, ora con quei soldi? Perché immagino che tu con tutte queste visualizzazioni minchia ti paghi l'affitto della casa, ti paghi le bollette, mi fa molto piacere. Ora con questi soldi vai e compri lo specchietto della persona al quale hai recato il danno. Perché è difficile paragonare un danno fisico a un danno morale o ipotetico. Va bene lo spavento, però secondo me non è giustificato. Ci sono stati alcuni che l'hanno meritato e ci sta, però sinceramente non è molto giustificata come cosa. Grazie. Detto ciò, non mi sembra una buona scusa spaccare la tipa di prima, forse. Tu hai deciso di fermarti con il camion e frena. Che cazzo frena? Creare questo tipo di problemi. Un giorno succederà, e lo so che succederà. Quindi a me dispiace predicare bene e razzolare male. Però dovete riaprirmi sta cazzo di strada, vaffanculo. Però per ora sto nella mia idea che spaccare specchietti per fare visualizzazioni non è proprio il migliore delle idee. Createvi un format, dite qualche stronzata in più rispetto al solito, che mi sembra che la maggior parte di voi le stronzate le sappia dire molto bene. Io ho aperto anche questo canale per dare un po' un buon esempio sulla strada, un buon esempio su il punto di vista del motociclista medio, chiamiamoci medi,
momento sono assolutamente incapace di andare in moto decentemente. Però mi piace pensare che rappresento una buona fascia motociclistica. Voglio portare il buon esempio. E la Madonna, che cosa incredibile. Voglio portare il buon esempio anche a chi non conosce il mondo delle moto, a chi è stato presente in quel periodo in cui i motociclisti erano targettati come dei grandissimi figli di puttana. Cioè, io me lo ricordo molto bene quel periodo, ragazzi, non so chi se lo ricorda. Il periodo di Max Wurst, quel periodo lì è stato brutto. Perché lui portava contenuti gravi, pericolosi, non solo per lui ma alle persone che lo circondavano, ma il problema è che andava a intaccare tutta la società motociclistica, e questa cosa era totalmente sbagliata e pericolosa. È bruttino a parer mio, cioè davvero, testate giornalistiche che minchia su quei contenuti lì, raga, ci sguazzavano e alla grande. Ci mancherebbe altro. Questa è stata, scusate, so che voi siete un po' bloccati, lo so sì. Thanks, signore. Polistirolo. Policazzo in culo. Tipo, lui sarebbe uno da spaccargli lo specchietto. Ma poverino, c'ha la Dacia Duster, cosa devo dirgli? Non è una Dacia Duster, è una Dacia, però mi sta sul cazzo lo stesso. Bella raga, purtroppo ho finito la memoria con l'esatto momento, quindi faccio una chiusura veloce. Semplicemente avete capito il mio punto di vista, è inutile fare tutte queste stronzate, vivi e lascia vivere. So perfettamente che un giorno succederà, probabilmente, perché qualcuno mi farà davvero girare le palle. Però per adesso rimaniamo di questa mentalità e spero che rimaniate anche voi di questa fantastica mentalità. Un bacio e al prossimo video.